storia che stiamo per raccontare è incredibilmente affascinante e ricca di suggestioni. Nel 1938 il professore di archeologia Kai Putei guidò un gruppo di studenti nell'esplorazione di alcune grotte sulle montagne himalayane a metà strada tra la Cina e il Tibet. Dai racconti dei popoli che vivevano nella zona si sapeva che in un tempo lontano quelle grotte, che davano l'impressione di essere artificiali, erano state abitate da un popolo primitivo. Inoltratisi all'interno di quella intricata rete di gallerie, gli esploratori trovarono molti scheletri di esseri dalle dimensioni paragonabili a quelli dei pigmei, ma con teste molto grandi. Nella stessa zona fu trovato un disco di pietra con un foro al centro e una spirale incisa verso l'interno, con strani e incomprensibili simboli. Ricordava un disco in vinile. Furono recuperati gli scheletri e molti altri dischi, si parlò di circa 716 dischi. Tutto il materiale fu portato via per essere ispezionato. I dischi rimasero a Pechino per 20 anni, dove furono studiati senza che i loro segreti venissero svelati. Poi, nel 1962, lo scienziato Sum Aung Nguyen riuscì a decifrarli e scoprì gli incredibili messaggi che nascondevano. I dischi raccontavano la storia di un'astronave extraterrestre che, viaggiando in stato di avaria, tentò un atterraggio nella zona montagnosa di Baia Karaula nel 10.000 a.C. I sopravvissuti all'impatto trovarono rifugio nelle caverne delle montagne himalayane. Furono loro a costruire i dischi nel tentativo di tramandare la loro storia. Si chiamavano Dropa e giungevano da un pianeta nel sistema solare di Sirio. Erano un popolo pacifico. Le popolazioni locali, però, sicuramente impaurite da quegli strani individui non umani, si accanirono contro di loro e ne uccisero molti. Soltanto dopo un lungo periodo questi primitivi capirono che i Dropa non erano malvagi e che la loro convivenza con questa civiltà poteva esserci. Negli anni successivi ci furono ulteriori indagini sul posto e gli scienziati vennero a sapere dalla gente che abitava nei villaggi vicini che la leggenda dei Dropa era ancora presente nelle loro tradizioni. Gli esseri provenienti dal sistema solare di Sirio erano bassi, con il colore della pelle giallastra, avevano teste grosse e senza capelli. Chi li osservava da vicino ne rimaneva terrorizzato. Quelle descrizioni coincidevano con le caratteristiche degli scheletri trovati nelle grotte. Le notizie fino ad ora raccontate furono tenute segrete per parecchio tempo dal governo cinese, che non intendeva in alcun modo divulgare la scoperta fatta dal professor Kai Putei. Alcuni dei dischi furono esaminati dallo scienziato russo Zaev, che scoprì che questi contenevano alte quantità di cobalto e altri metalli. Zaev scrisse sulla rivista sovietica Sputnik di aver posizionato uno dei dischi sopra una macchina simile ad un grammofono. Una volta azionato il dispositivo, il disco iniziò a vibrare come se fosse attraversato da una carica elettrica. Lo scienziato concluse che i dischi potevano aver fatto parte di un qualche tipo di circuito elettrico. Il fatto più incredibile accadde nel 1947, quando il dottor Caryl Robin Evans organizzò una spedizione alla ricerca dei discendenti dei Dropa. A quell'epoca il Tibet era ancora indipendente e la spedizione riuscì a raggiungere la zona di Bayan Karaula senza problemi. Ma come in ogni film che si rispetti, dove ci sono esplorazioni, possibili creature non terrestri e portatori, questi ultimi, arrivati in prossimità delle grotte, decisero di non proseguire per la troppa paura. Robin Evans trovò la tribù dei Dropa e, con l'aiuto di un linguista, riuscì a comunicare con loro. Questi erano gli ultimi discendenti degli esseri arrivati molti millenni prima sulla Terra. Erano una coppia di reali, un maschio e una femmina. Le loro caratteristiche anatomiche corrispondevano precisamente alle descrizioni riscontrabili dalle leggende. La loro narrazione dei fatti non fu lineare con quella compresa attraverso l'esame dei dischi fatte dallo scienziato Sum Aung Nguyen. Non combaciavano le date. I Dropa parlarono di due spedizioni partite verso la Terra rispettivamente nel 18.000 a.C. e nel 1014 a.C. I dubbi sui fatti raccontati da Robin Evans si sollevarono nella comunità scientifica e tra gli studiosi. Tuttavia, esiste una prova fotografica che invece confermerebbe l'esistenza dei reali Dropa.
La foto che state vedendo risalirebbe al 1910 ed è l'unica disponibile di quel misterioso e incredibile popolo arrivato dalle stelle. Questa storia, seppur coperta da molti punti oscuri, è attendibile e confermata dall'esistenza dei dischi visti e analizzati negli anni da molte persone. Se la storia fosse dimostrata, ci troveremmo di fronte al fatto che confermerebbe, nel caso ce ne fosse bisogno, che in un lontano passato esseri extraterrestri visitarono il nostro pianeta e che addirittura in questo caso furono costretti a stabilirvisi incapaci di riparare le loro astronavi per ritornare sul loro pianeta. Dal 1959 il Tibet fu annesso alla Repubblica Popolare Cinese e le spedizioni nella zona di Bayankara-Ula furono impedite. Siamo certi che il governo cinese sia in possesso di molte più informazioni sulla vicenda dei Dropa e che difficilmente le renderà di dominio pubblico.